Valar Morghulis, ragazzi, oggi dopo alcuni mesi di pausa riprendiamo la storia delle grandi gesta di Re Maegor che dopo aver trucidato fedili su fedili sul campo di battaglia ed aver sposato la sua terza moglie perché lui crede nei valori della famiglia tradizionale, si concede il re un breve periodo di meritato riposo, direi a questo punto. Oddio, riposo no, cambia mansione Vabbè, praticamente. rispetto al trucidare gente Sì, in sì. groppa al drago, lui nel 43 dopo la conquista si mette lì buono buono a casa sua a gestire la costruzione della Fortezza Rossa che ancora era in corso. Tra l'altro lui ci dà veramente dentro nella costruzione, nel terminare la Fortezza Rossa, assume nuovi maestri costruttori e supervisiona ogni aspetto della costruzione, soprattutto la costruzione di passaggi segreti e gallerie sotterranee, oltre alla costruzione di un qualcosa di nuovo, il cosiddetto Fortino di Maegor, un vero e proprio castello nel castello circondato da un fossato a secco che diventerà la fortezza interna della Fortezza Rossa e in realtà il suo punto più sicuro in assoluto. Intanto la sua ultima moglie, Tianna, si dà anche lei da fare, rafforzando la sua influenza, diventando di fatti la prima signora dei sussurri. Quindi anche lei aveva una rete di spie interne sia alla capitale, ma anche poi in tutto il continente, spie che stavano lì a controllare se qualcuno tramava contro il re. Ed era talmente brava che iniziarono le solite voci, si dicevano che i ratti e i ragni la notte andassero nelle sue stanze per fare rapporto praticamente. Figo, in realtà è molto molto figo come cosa. E nel frattempo, mentre la posizione di Maegor si sta cementando sempre di più e si rende molto molto più stabile col passare dei mesi, quella dei legittimi eredi al trono ormai sta barcollando sempre di più. La gente ormai diceva che Aegon era il degno figlio di suo padre, ed essendo figlio di Aenys I, non era di certo un complimento essere paragonato al padre. La gente lo chiamava anche Aegon il senza corona. La speranza per il legittimo erede, quello che doveva essere il secondo Aegon della storia dei Targaryen a portare una corona, si faceva sempre, sempre più debole. La pretesa ormai era nulla in realtà. Addirittura Lyman Lannister, che è il Lord di Castelgranito che ospitava Aegon, e si era anche opposto fermamente a Maegor quando il re gli aveva chiesto di spedire sostanzialmente Aegon e sua sorella in catena dall'approdo del re, comunque non fece altro, non si dichiarò per Aegon, non gli diede la sua spada e nessun grande lord si schierò apertamente con Aegon, che anzi in questo momento vide la sua posizione vacillare, tant'è che Rhaena inizia un attimino a mostrare dei segni di cedimento nel sostenere suo fratello e marito. Questo perché in realtà succede qualcosa in quel di Castelgranito. Rhaena effettivamente dà alla luce le figlie di Aegon, due gemelle chiamate Aerea e Rella. E nonostante la moglie e sorella di Aegon fosse stata sempre la sua massima protettrice, quella che lo sosteneva sempre in ogni battaglia, la nascita delle bambine cambia un pochettino tutto, e dal sostenere la pretesa al trono si incomincia ad avanzare l'ipotesi magari di andarsene via lontani, il più lontani possibile, così da evitare pericoli. La proposta di Rhaena è addirittura di andare oltre il mare stretto, quindi lasciare Westeros e provare a vivere in libertà in una delle tante città libere che potrebbe accogliere comunque dei Targaryen. Solo che Aegon non ne vuole sapere, lui vuole rimanere a Westeros per combattere e cercare di conquistare il trono che gli spetterebbe di diritto, e lui non è l'unico che si sta preparando a combattere contro Maegor, perché dopo questo periodo breve ma comunque di pace, e gli uomini del credo, le persone più devote, si continuano a riarmare, a riorganizzare e vediamo anche dei nuovi leader tra il credo militante dopo quelli che, diciamo, erano stati massacrati da Maegor, ormai non c'erano più. E tra questi dobbiamo sottolineare la presenza di Ser Joffrey Doggett, che suppongo sia uno strano nome originato da Scarlet Dog, perché visto che il suo soprannome è il cane rosso delle colline, Martin, che simpatico umorista. Questo cavaliere dimostrò di avere un carisma niente male, e lasciando Lannisport per partire verso Vecchia Città e ricevere la benedizione dell'Alto Septon, mostrò questo particolare
fervore, partendo con solo 100 uomini che lo volevano accompagnare e arrivando a destinazione con oltre 2000 uomini fra cavalieri, soldati, scudieri e gente che voleva ritornare ad armare il credo. E questo è solo un esempio, però ce ne sono vari. A Westeros i fedeli sostanzialmente si stavano riunendo, erano sempre di più, e potevano essere un problema a questo punto per i Targaryen, ed è per questo che Maegor decide di mettere un punto definitivo sulla questione. E innanzitutto manda la mamma avanti. Sempre. Parte Visenya in groppa a Vhagar per le terre dei fiumi, dove porta, perché poi sempre le terre dei fiumi, dove porta sangue, fuoco e distruzione. Vhagar a due posti deve andare, a parte a fanculo, ma va o a Dorn o nelle terre dei fiumi a bruciare, cioè stiamo là. Non... Sì, che poi parliamo sempre di Dorn, però pure lì cioè, si è divertita Vhagar. Comunque, il suo obiettivo erano i castelli dei lord più devoti ai sette. Poi, ovviamente, è il turno di Maegor, e Maegor, come farebbe ogni bravo stratega, decide di colpire al cuore. Nel senso che va nelle terre dell'Ovest con Balerion e ammazza tutta la famiglia di Ser Dogget, e quindi alla fine diciamo che vuole smorzare un po' il suo entusiasmo. L'obiettivo finale però del volo di Balerion ovviamente sarà l'Alto Septon, che è a Vecchia Città. Quindi a Vecchia Città tutti quanti iniziano a spaventarsi, e chi può fugge, chi può se ne va. Però i figli del guerriero, la guardia cittadina, devono rimanere a difendere la città e provano a difenderla come possono, quindi raccolgono secchi d'acqua, sacchi di sabbia per proteggersi dalle eventuali, certo, fiamme che non servirebbero a nulla. Balerion. E cercano di caricare tutte le balestre, gli scorpioni che hanno, nella speranza di abbattere i draghi una volta arrivati. Quindi ci si prepara alla battaglia più totale. Tanto ci si prepara perché suppongo che da Vecchia Città si vedeva già Balerion nelle terre dell'Ovest, che stava partendo per arrivare, che è più grande di Vecchia Città, suppongo, forse. A questo punto sì, scusatemi, però quando Maegor arriva a Vecchia Città, quando i draghi arrivano a Vecchia Città, le porte sono aperte e accanto agli stendardi dei Lord Tyrell e Hightower ci sono gli stendardi Targaryen, perché, ops, nel corso della notte l'Alto Septon è misteriosamente morto. Che caso! E il Lord Hightower, altro caso, e che caso, ha fatto arrestare tutti i figli del guerriero. Non si sa con esattezza cosa è successo quella notte all'Alto Septon, però possiamo escludere che sia morto di cause naturali, dato che era in salute e non era neanche tanto anziano rispetto a tanti altri Septon che abbiamo avuto. E poi c'è anche una tesi che gira tra alcuni interpreti della storia, cioè che lui possa essersi tolto la vita per risparmiare a Vecchia Città, a tutti i suoi abitanti, le fiamme del drago. Però anche questa tesi non regge tanto, perché conoscendo il carattere di quell'uomo dubitiamo che abbia smesso di combattere proprio nel momento clou. Quindi le ipotesi che rimangono sono due: o l'hanno ucciso gli Hightower o l'hanno ucciso i maestri della cittadella. Gli arcimaestri della cittadella, per esempio, in quel momento erano riuniti in un gran concilio d'emergenza perché dovevano gestire tutte le minacce, cosa sarebbe successo se il re fosse arrivato, avesse distrutto tutto quanto, e quindi si erano visti sciamare per tutta quanta la città tra il Tempio Stellato e la cittadella, avanti e indietro. Probabilmente avevano l'occasione di andare dall'Alto Septon e tra un messaggio e un altro inzicare una coltellata, un po' di veleno nel calice, sapete, insomma, soliti mezzucci. E anche alcuni membri di casa Hightower sono stati visti entrare e uscire dalla sede dell'Alto Septon. Però anche questa cosa non è troppo strana, perché il rapporto tra casa Hightower e il credo è sempre stato molto molto stretto. Però c'è una cosa sospetta, cioè la reazione immediata del Lord di casa Hightower, che all'epoca era Lord Martin, il quale, appena morto l'Alto Septon, ha subito immediatamente fatto arrestare i figli del guerriero e issato i simboli dei Targaryen sulle mura della città, cioè ce l'aveva pronti. Sì, era già tutto quanto pronto. Stava là col simbolo dei draghi in mano, beh, morto. A posto, andiamo. Inoltre, un'altra cosa che fa sospettare gli Hightower è che lo stesso Lord Martin ha fatto subito indire un concilio con i Septon lì presenti per eleggere il nuovo Alto Septon, e guarda caso hanno eletto un
molto fragile e malato, novantenne come nuovo Alto Septon, di certo qualcuno troppo debole per opporre resistenza al buon Maegor. Anzi, il povero nuovo Alto Septon, appena visto il re Maegor, lo ha invitato a entrare in città per dargli la sua benedizione. Non avrà capito manco cosa stava succedendo. Nulla. Così Maegor ottiene un'altra vittoria, la più semplice della sua vita, conquista vecchia città ed era talmente contento di aver conquistato la città così, senza doversi neanche sforzare, che diede ai figli del guerriero una doppia scelta: la morte o la possibilità di andare in esilio sulla barriera. E la maggior parte di loro ovviamente scelse di prendere il nero, di conseguenza ci furono delle decapitazioni, ma poche per gli standard di re Maegor, sì. Quindi tutto sommato si è risolto tutto in maniera pacifica. E tra l'altro però dobbiamo far notare una cosa: tra i cavalieri devoti ce n'è solo uno che ha avuto il totale perdono del re, Ser Morgan Hightower. Quindi inizia ad avere dei sospetti. Che sarà un parente magari alla lontana. No, è il fratello minore di Lord Hightower, il che insomma va un attimino a sottolineare chi è che ha inzicato la coltellata al vecchio Alto Septon. Però re Maegor, che non sembra ma è anche una persona arguta e intelligente, oltre che un massacratore, decide di rimanere a vecchia città perché giustamente deve fare in modo che il clero non ne approfitti per riarmarsi. Tutto il credo militante viene messo a tacere e lo stesso Alto Septon, in realtà, con la presenza del re lì in città, dice che il credo non ha più bisogno di una forza armata perché da allora in poi sarebbe stato il trono di spade a difendere il credo dei sette. Ma per stare anche più tranquillo e sicuro, Maegor mette anche una taglia su chi avesse continuato questo tipo di ribellione. E intanto il re, già che stava da vecchia città, approfittò per riconciliarsi con la sua prima moglie, Cerise, sempre di casa Hightower. E pare che lei accettò di non essere più l'unica regina e quindi ritornò a riappacificarsi con re Maegor. Quindi tutto andava bene, la città era sua moglie era tornata sua, tutto andava bene a vecchia città. Però lui a questo punto era lontano da Prudo del Re e quando il drago non c'è, i tupi ballano. E si sa che i tupi da Prudo del Re sono un grave problema, da quello che ci ha detto Ryan Condal. Aegon e Rena, sua moglie, approfittando dell'assenza del re, partono da Castelgranito accompagnati da un manipolo molto ristretto di uomini loro fedelissimi e arrivano ad Approdo del Re attraversando le terre dei fiumi nascosti sotto dei sacchi di grano, proprio come dei clandestini. Però, dato che Aegon non aveva le forze per conquistare la città, sfruttò delle amicizie che gli erano ancora rimaste a corte, soprattutto gente che era stufa delle varie crudeltà di Maegor, lo volevano vedere scacciato a questo punto dal trono, e grazie a queste amicizie Rena poté tornare a riabbracciare il suo drago Sogno di Fuoco, ma soprattutto Aegon poté reclamare per la prima volta il suo drago e scelse Resto Argento, la cavalcatura che era stata di suo padre. E quindi i due arrivarono come dei contrabbandieri dal Prono del Re per poi uscirne poco dopo da re e regina in groppa dei draghi, fianco a fianco, armati e pronti per la rivalsa. Volarono verso le terre dell'Ovest, verso Castelgranito, ma i Lannister continuarono a dire di non volersi schierare apertamente contro Maegor, quindi dovettero ripiegare e andarsi a rifugiare a Pink Maiden, la fortezza di Casa Piper, nella Terra dei Fiumi. E qui Aegon chiamerà a raccolta tutti quegli uomini definiti onesti, che quindi volevano combattere contro la tirannia di Maegor e che avrebbero combattuto per il suo diritto al trono, però di questo parleremo nel prossimo video. E se non volete perderlo, iscrivetevi al canale, dato che questa è una lunga serie con cui stiamo raccontando tutta la storia dei Targaryen. Con tutti i dettagli nuovi che sono usciti rispetto agli ultimi video che abbiamo fatto di Maegor, che risalgono a 10 anni fa ormai. Agli albori del canale. Madonna, sì. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguiteci e se volete sostenere il progetto ancora di più, trovate i link in descrizione per diventare i nostri produttori esecutivi, i nostri patroni, i guardiani della notte, oppure il link per Pamplin. Codice sconto Stannis per avere i 20 pagine di cashback e un paio di calzi in omaggio su ogni vostra
acquisto che farete in uno store sconfinato di magliette, felpe e scarpe con grafiche tipo queste, quindi mi raccomando, dateci sotto. Questa, se non si capisce, è Daenerys che distrugge a Pluto Terra, quindi è abbastanza in linea con Maegor, con una parrucca, ecco, esattamente. Quindi mi raccomando, dateci sotto, noi ci vediamo al prossimo video. Dove chiudere? Dove chiudere? Vabbè, l'universo non imploderà comunque.